Continuano a Perugia fino a sabato 5 maggio gli appuntamenti della rassegna Segnali, arti audiovisive e performances organizzata dal Conservatorio Morlacchi di Perugia, con laboratori ed esibizioni serali ad ingresso libero. Tra gli ospiti di questa edizione Francesco Giomi del Centro Tempo Reale di Firenze, fondato nel 1987 dal maestro Luciano Berio, che ha condotto il laboratorio di improvvisazione creativa elettroacustica insieme al chitarrista Francesco Canavese. Un laboratorio che vuole investigare l'improvvisazione in una maniera molto libera, un'improvvisazione istantanea, un'improvvisazione che quindi non ha alcuna preparazione in termini di prove, di costruzione formale, ma che lavora con dei giovani musicisti insegnandogli un codice che gli permette di esprimersi, di buttare all'interno del progetto quello che è il loro background, quello che è la loro capacità di buttare fuori, appunto, costruendo insieme una operazione collettiva, una musica che è frutto di espressione collettiva e che è costantemente in rinnovamento, costantemente cangiante, costantemente in evoluzione, in modulazione. Quindi si costruiscono strutture, si decostruiscono strutture, momenti, finestre, diciamo un approccio che ha caratterizzato anche molti musicisti sia della tradizione contemporanea che del jazz d'avanguardia, un approccio totalmente istantaneo, guidato da un conductor, appunto da un musicista che fa da modulatore, no? Fa da guida rispetto a questi percorsi. Che cos'è tempo reale e che cosa fa? Forse uno dei concetti più interessanti per descrivere tempo reale è fare ricorso a quello rinascimentale di bottega, no? Quindi una bottega dove lavorano molti artisti affermati e molti artisti giovani insieme cercano un po' di esplorare i confini della musica.